Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro video di pulizie motivazionali. Per iniziare metto in ordine e pulisco bene la scarpiera. Ho fatto 2 sacchi e mezzo di scarpe da buttare che non mi vanno più e che è inutile tenere lì, tanto non le mette nessuno. Il rumore della lavatrice che sta girando, volevo parlarvi. Ho tirato fuori la roba dalla lavatrice e avevo usato come ammorbidente questo profuma biancheria, questo qui che ho preso all'Eurospin, mai preso, Capricci Argan. È veramente buonissimo, è spettacolare. La biancheria ha un profumo pazzesco. Vi farò sapere se una volta stesa e ritirata il profumo che è uscito dalla lavatrice ce l'ho ancora, ma è veramente molto molto buono. Poi vado a sistemare l'armadio dei bambini. Questo primo è l'armadio di Manuel, poi viene l'armadio, c'è la parte di Gabriele e infine la parte degli asciugamani, accappatoi e tappeti. Avrò un'aiutante veramente molto valida che è Giada. Tiriamo fuori tutto, ripieghiamo e mettiamo tutto quanto di nuovo a posto. Adesso invece vanno a mettergli a posto i cassetti. Considerate che questi sarebbero i cassetti dell'intimo e della roba per stare in casa, dei pigiami. E invece praticamente dentro c'era di tutto e loro buttavano tutto quanto dentro l'armadio senza dare un senso alle cose. Perciò mi sono messa lì, li hanno puliti bene, li hanno sistemati e vedrete poi a un certo punto un aiutante. Piccolina, piccolina, piccolina.
E poi finalmente inizio a sistemare un po' i letti, il nostro e quello di Pia. Ecco, finalmente ho fatto il letto e mentre io facevo quello Sabrina ha steso, è stata abbastanza brava, piccina, e poi sono andata a fare una lavatrice. Il giorno dopo poi ho continuato con le pulizie. Siccome avevo tante cose da fare, ho preso il consiglio che dà Debbie G nei suoi video di scrivere tutte le pulizie che si vogliono andare a fare in modo da organizzarsi un pochettino di più. Quindi sono andata a scrivermi tutto quanto. Allora, ho segnato anche le cose che ho fatto ieri e sono andata a cancellarle. Inizio col sciacquare il grembiule e i vestiti che Giada si sarebbe messa il giorno dopo per andare a scuola. Adesso vado a preparare il pane con il bimbi. Ho già trovato la ricetta, ieri me la sono messa nella mia settimana perché con Cookie Doo puoi praticamente programmarti le ricette per tutta la settimana e questa cosa qua è molto comoda, quindi puoi decidere la domenica, le inserisci per tutta la settimana e poi basta appunto che scegli proprio l'opzione la mia settimana e vengono fuori le ricette che si è scelto da fare. Io ho segnato pane alla birra e ciabattine.
andiamo a fare il pane alla birra, così ubriaco i bambini e vediamo come viene. Devo dire che mi sto trovando davvero bene con il bimbi. Ovviamente ci sono molte ricette che si possono fare tranquillamente anche senza, ma è molto comodo anche per le istruzioni che dà e di facile utilizzo. Infatti è già capitato qualche volta che cucinasse Giorgia con il bimbi, proprio perché comunque ti dice ogni passaggio da fare, quindi anche per insegnare a cucinare a loro, per insegnargli i passaggi che si fanno, tipo anche solo per preparare un ragù, è molto semplice. E quindi anche adesso farlo col pane è un impasto che potrebbe far tranquillamente anche lei, perché ti dice esattamente come fare, quando farlo, perché farlo. La vera comodità per me, che comunque ho sempre tante cose da fare, che mentre lui fa una cosa, io, mentre lui cucina, in pratica io posso fare altre cose, tipo come adesso che sto stendendo. Altro giro, altra corsa, altra lavatrice. Poi vado di sopra, ritiro e stendo altra roba. E
essendo in otto c'è sempre comunque tanto da lavare e tanto da stendere e poi tanto da stirare. Ovviamente ho sempre delle validissime aiutanti. Tieni, vai a mettere questa qui nella lavatrice. Mettila dentro, via. Brava. Brava. Adesso ci mettiamo i vestiti, ok? C'è un cagnolino. Come fa il cagnolino? Wow! Bravo! È il cagnolino. E io chi sono? Sono la? Io sono il Bau Bau. Bau Bau. Che bello! E io sono la ma? Mamma! E adesso, no, no, lasciala lì, no, mettila di nuovo dentro. Mettila là. Mettila dentro la lavatrice. No, non si apre, mettila là. E adesso ci mettiamo i vestiti. Brava che l'hai rimessa lì. Adesso mettiamo i vestiti, ok? Vieni. Metti questa dentro la lavatrice. Bravissima. Metti questa. Questo. No, amore, questa no. Mettiamo questa. Ecco. Ok, brava, chiudila. Chiudila la lavatrice. Dai, chiudi. Ah, non ce la fai a chiudere. Chiudo io. Adesso
Adesso prendo un detersivo. Non ti fa niente, la lavatrice ha preso l'acqua per lavare la roba. Sì. Adesso mamma mette il detersivo. Un po' di profumo a biancheria, ecco. Lascia stare l'asciugatrice. Basta, basta. Dai, andiamo a vedere se il pane ha finito. Io al bimbi mancano ancora 19 minuti per la fermentazione, per la lievitazione, quindi inizio a mettere su, pulisco un attimo lì e inizio a mettere su il pranzo per Pia. Per Pia ho messo su delle zucchine, c'è uno spicchietto d'aglio ma ne ho messo intero con dei taglietti solo per insaporire, due granelli di sale e un po' d'acqua. Adesso gliele lascio cuocere così e poi farò cuocere a parte la pasta e le farò pasta con le zucchine e l'omogeneizzato di carne. Invece vado a fare un sughetto di pesci con queste cozze che ho preso all'Eurospin, ho messo un goccino d'olio, due spicchi di aglio tagliati a pezzettini piccoli, le cozze che sono congelate e poi vado a mettere questa spaghettata qui. Adesso la apro e ce la mettiamo dentro. Intanto il bimbi ha finito, vedete? E dice appunto di togliere il varoma. E allora adesso lo andiamo a fare. Devo dire che ha lievitato proprio proprio bene. Lo vado a girare sul piano da lavoro, ma si è appiccicato tutta la carta, è stato terribile, quindi vi consiglio di ungere, io mi sembra che l'avevo fatto, però di ungerla meglio, di ungere la carta da forno perché sennò si appiccica tutto. Vado a fare, come vedete, tre striscioline e poi le vado ad intrecciare. Dopo la seconda lievitazione l'ho messo in forno a cuocere ed è venuto veramente stupendo, spettacolare, morbido, veramente veramente bene. E la ricetta la trovate su Cookidoo. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3!